Buonasera, buonasera gentili amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Paolo Borsellino di Volla, dove Vincenzo Tanzillo vi racconterà in diretta le emozioni di Portici Sessana, gara valevole per la 13ª giornata del campionato di eccellenza campana girone A. Siamo nel minuto di raccoglimento per ricordare la memoria dei calciatori, dei campioni della Chapecoense. E cercherà la conclusione verso la porta, il cross al centro, parte Manzo, è un cross verso Folle, dalla conclusione e la palla in rete. Il Portici ha segnato, passa in vantaggio la formazione di casa esattamente al 16esimo minuto nel corso del primo tempo. Ancora lui, Mario Follera, dopo il gol al Savoia in Coppa Italia. Il destro di Zambarelli a cercare in area di rigore Yo-Yo che va giù e l'arbitro ammonisce Yo-Yo che va duro contro il direttore di gara e si guadagna anche il rosso diretto, una reazione alquanto spropositata per Yo-Yo. Il direttore di gara parte Manzo direttamente verso la porta, la parata di Maiellaro in calcio d'angolo, strepitoso l'intervento da parte dell'estremo difensore della Sessana che dice di no. Lancio di Olivieri a cercare la testa di Fava che non riesce, poi la sforbiciata da parte di Manzo, che gol di Manzo, ma è tutto inutile perché Tommaso Manzo era terminato in una posizione di offside, aveva trovato un gol strepitoso Tommaso Manzo con una sforbiciata delle sue in area di rigore. Portici, ma non c'è più tempo, allo scadere dei 4 di recupero finisce qui il Portici, batte la Sessana per una rete a 0 e sale a quota 31 punti in classifica. Don't you think-